Radio Radicale, siamo con l'onorevole Maria Chiara Gadda di Italia Viva per parlare con lei della chiusura della campagna elettorale e dello scontro politico che noi abbiamo visto. Allora, voi sostenete la lista Stati Uniti d'Europa. Le volevo chiedere che cosa pensa di quello che aveva visto ieri in Albania nello scontro tra Maggi e la Meloni. Intanto quella dell'Albania è una triste vicenda, perché i cittadini italiani andranno a pagare 850 milioni di euro per un centro che ospiterà sì e no 3.000 migranti, e quindi uno spot elettorale che non va nell'interesse del paese. Noi come Italia Viva abbiamo sostenuto la lista degli Stati Uniti d'Europa e siamo gli unici a non aver scritto nomi e cognomi all'interno del simbolo, ma a proporre un progetto politico. L'Europa si deve dare una sveglia, altrimenti è condannata all'irrilevanza nella politica estera, nella difesa, ma soprattutto in tutte quelle politiche che entrano nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. Dobbiamo superare tutto quel populismo che ha pervaso le politiche di Timmermans, di Ursula von der Leyen, che è sostenuta dai partiti della maggioranza di Giorgia Meloni. E in che direzione dobbiamo lei andare? Si è espressa esplicitamente? Diciamo che Giorgia Meloni in questi mesi ha fatto tutto il contrario di tutto. Con Ursula von der Leyen è andata in Tunisia senza poi portare dei risultati concreti. Noi diciamo semplicemente che l'Europa è la nostra casa comune, ma questa casa comune deve darsi una sveglia, perché altrimenti il mondo andrà più veloce, ma soprattutto perché c'è bisogno di Europa. E su alcune tematiche, penso a quelle della transizione sostenibile piuttosto che delle politiche industriali e dell'economia sociale, quindi quello che riguarda il terzo settore, i cittadini, c'è una grande opportunità di fronte a noi. Sicuramente non è essere patrioti, pensare a piccoli nazionalismi che poi nello scacchiere internazionale non contano nulla, e quindi noi dobbiamo lavorare per questo e dobbiamo farlo con grande concretezza, mandando in Europa persone come Matteo Renzi, che sono in grado di scardinare quell'Europa dei burocrati. Serve l'Europa della politica, soprattutto della politica estera, perché in questa nuova legislatura la politica estera diventa l'asse strategico, perché lo chiede il mondo, perché ci sono conflitti in Africa, c'è la guerra in Ucraina, e quindi c'è bisogno di diplomazia da un lato, ma anche di traghettare tante politiche. Senta, Renzi va in Europa e ci andrà davvero rispetto ad altri, da quello che ha detto, per la cosiddetta operazione Draghi. Allora, nel caso non riuscisse a raggiungere il 4%, depotenzierebbe questa, diciamo, operazione di portare l'ex presidente del Consiglio alla guida della Commissione europea? Intanto noi supereremo il 4%, perché questo dicono anche i sondaggi. Non so cosa farà per esempio Azione con Carlo Calenda, perché quella sua operazione di solitudine porterà più voti ai partiti estremisti e ai partiti che non vedono nell'Europa una prospettiva di costruzione. Noi saremo fondamentali nel gruppo di Renew, intanto per cambiarne un po' l'assetto, perché abbiamo bisogno di avere più rappresentanti italiani in Renew Europe, e quindi questo è il nostro primo obiettivo. Il secondo, una questione molto chiara data dalla matematica: i socialisti e il Partito Popolare senza Renew Europe non potranno determinare gli assetti politici e la governance dell'Europa, quindi noi saremo determinanti, come siamo stati a livello nazionale quando abbiamo sostenuto Mario Draghi alla guida di questo paese. Insomma, i risultati poi sono venuti e siamo sicuri che avverrà anche all'interno dell'Unione Europea, però noi sicuramente siamo per la maggioranza Draghi in Italia e in Europa. Altri hanno un po' una politica alternata, sicuramente non siamo per la politica Ursula. Certo, l'ultima questione. Oggi Putin ha fatto sapere che, diciamo, l'Italia è un paese più moderato rispetto ad altri paesi come la Francia di Macron, che è in Renew Europe, e che c'è meno russofobia nel nostro paese. Allora, lei come ha interpretato queste parole di Putin, e soprattutto è vero?
Diciamo che Putin è molto svelto, lo è stato in questi anni nel sostenere quei partiti che in Europa hanno pensato più a dividere che ad unire. E quando l'Europa è divisa prevale la Russia di Putin, che ha aggredito un paese sovrano come l'Ucraina, e quando l'Europa è debole lo è anche nei confronti dell'Africa, nei confronti dei tanti paesi dove la nostra presenza è fondamentale. Quindi da questo punto di vista credo che lezioni da Putin non ne possiamo prendere, ma dobbiamo costruire invece una difesa comune, delle politiche che determinano un cambio di passo, cosa che in questi anni oggettivamente non c'è stato. Siamo russofobi? Ma io non credo, semplicemente noi abbiamo un paese, non siamo contro il popolo russo, ma è un dato di fatto, la Russia di Putin ha aggredito l'Ucraina, c'è un conflitto aperto e noi abbiamo usato gli strumenti che ci consente il diritto internazionale per difendere un paese aggredito come l'Ucraina, e questo Italia Viva con la lista degli Stati Uniti d'Europa lo sosterrà sempre, ma insieme all'invio di armi che consentono a un paese di difendersi, noi abbiamo detto dal primo giorno che è necessario nominare un rappresentante in grado di costruire un tavolo diplomatico, perché chi parla di pace deve dire come si costruisce la pace, e Putin ha tutto l'interesse a non raggiungerlo questo obiettivo, e poi soprattutto quando si parla di pace bisogna anche dire qual è l'oggetto del contendere. I tavoli di pace si costruiscono anche sapendo a cosa dovrà eventualmente rinunciare l'Ucraina, dovrà rinunciare a parte del suo territorio sovrano, e quindi queste sono domande che dopo il 9 giugno dovranno essere nell'agenda politica dell'Italia sicuramente, ma soprattutto dell'Europa. Grazie a Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva, con la quale abbiamo parlato della campagna elettorale per l'Europa. Grazie.